Allora, buongiorno a tutti, sono qui come direttore delle Marche per porgere il saluto ai rappresentanti delle Marche, cioè al signor Cardarelli e al dottor Amici, che noi già conosciamo per aver partecipato qui a Macerata lo scorso anno alla giornata della trasparenza, quindi hanno collaborato con noi e oggi ci ripresentano un'altra iniziativa che è stata organizzata di concerto con la Regione Marche nell'ambito offerto il suo progetto regionale che prevede la realizzazione di iniziative di questo genere nei vari ambiti provinciali. Un saluto va anche ovviamente all'avvocato Trabè, che è un consulente della Marche e che, come sapete, è stato il direttore del presidio di Fermo, recentemente collocato in pensione. La Marche è un'associazione che da tempo svolge un'azione meritoria nella Regione Marche per la diffusione della cosiddetta cultura della legalità, soprattutto tentando di diffonderla nelle giovani generazioni, perché solo con la diffusione di questo tipo di cultura che si possono combattere i fenomeni di malaffare, di illegalità, di criminalità, di corruzione, non solo nella pubblica amministrazione, ma in generale. Quindi ben vengano queste iniziative, noi siamo lieti di ospitarle qui nella nostra sala convegni e, per la verità, forse sarebbe stata più opportuna una più ampia partecipazione, tant'è che l'invito era anche rivolto, come avevamo fatto noi anche per la giornata della trasparenza, alle scuole del circondario, ma anche oggi, come era avvenuto l'anno scorso, purtroppo non c'è stata questa partecipazione, tant'è che adesso abbiamo un pochino anticipato anche l'avvio dei lavori che era prevista per tutti alle 12. E mi stupisce un po' questo fatto, anche perché io per la verità ho partecipato sabato scorso a un'altra iniziativa qui a Macerata organizzata dall'avvocato Buonmarito presso l'Istituto per Geometri, alla quale ha preso parte il dottor Gratteri, che è il procuratore distrettuale antimafia di Reggio Calabria, che era stato qui a Macerata anche 5 anni fa, anche allora c'era stato, che ha visto invece, ha parlato proprio delle infiltrazioni mafiose qui nella Regione Marche attraverso i centri commerciali, i vari meccanismi, e ha visto una larghissima partecipazione, era gremito in ogni ordine di posti, c'erano all'incirca 600 persone, quindi, ma del resto anche loro mi dicevano che le altre iniziative che hanno organizzato qui nelle Marche, mi diceva prima l'avvocato Trabè, per esempio a Crotta a Mare con la collaborazione del Comune c'è stata un'ampia partecipazione, circa 200 persone, anche a Pesaro con il Comune. Sì. C'è stata altrettanta partecipazione, quindi forse non so che oggi non so il perché di questa, forse i presidi hanno tante altre incombenze, magari è arrivato questo invito, è stato un pochino forse sottovalutato, ma era importante invece che ci fosse questa partecipazione. Quindi concludo lasciando la parola agli addetti, al presidente, poi ci sarà intervento mi pare dell'avvocato Togliani, segretario comunale che io non conosco, e comunque è importante il fatto anche che io ho diffuso l'invito vostro anche agli altri presidi, però anche qui a Macerata, per questi sono i dipendenti più caldi di Macerata, però come voi sapete tutti noi siamo anche grandemente impegnati in attività di ricostruzione post sismica, e quindi ognuno aveva già degli impegni programmati anche per le SAE, per queste strutture abitative di emergenza, quindi anche negli altri presidi siamo tutti fortemente gravati da questo impegno, e comunque oggi abbiamo comunque una certa partecipazione, e è importante anche che i dipendenti, come voi avete detto, possano fruire anche di un attestato di partecipazione, no? Che poi potrà essere anche un titolo utile nel prosieguo, no? E comunque più che il titolo in sé è importante ascoltare
queste relazioni proprio per anche diciamo, rapportare i nostri comportamenti nella nostra quotidiana attività a quelli che sono gli obblighi e le normative oggi in vigore in questa importante materia. Grazie a tutti e buon proseguimento. Visto che il Presidente sta furando, hai già detto tutto, io vi saluto. No, scherzi a parte, io ringrazio il Presidente Daniele Staffolani, ringrazio voi perché ci state ascoltando e comunque non è che bisogna cercare delle scuse perché non sono venuti. Capita che molte persone ritengono altri impegni più importanti della legalità, della trasparenza e dell'anticorruzione. Probabilmente se avessimo un po' più insistito non sarebbe stata così, però ecco, questo ci dà un segnale per riprovare un'altra volta, voglio dire. Oppure mi chiedo io, a Macerata c'è un problema di fondo che tante volte, come dice il mio amico il dottor Fabio Amici, la trasparenza a parole tutti la vogliono ma a casa degli altri. Allora ecco che bisogna cercare, quando è anche il dovere di cercarla in mezzo a noi, di fare qualche piccolo sforzo per capire. Quindi comunque sia, ringrazio tutti i presenti e porto i saluti della Regione Marche, quindi dell'ufficio relativo alle associazioni dei consumatori utenti, al dirigente della trasparenza e anticorruzione della Regione Marche, l'assessorato. E quindi siamo grati all'ERAP per questa ospitalità che ci offrite e quindi diciamo che come ERAP ci troviamo bene, perché comunque sia abbiamo anche avuto la fortuna che l'ex dirigente dell'ERAP Fermo, l'avvocato Mirko Trappè, si è offerto per darci una mano lungo questo cammino. Questo è un progetto regionale fatto con i soldi del Ministero delle Attività Produttive, che dà questi fondi a tutte quelle regioni che si sono dotate di una legge per i consumatori utenti. Non sono soldi prelevati dalla fiscalità generale, sono dei soldi che l'antitrust, l'autority per la concorrenza del mercato, dà a quelle ditte, a quelle aziende che violano i vari articoli del codice del consumo, violano i patti di correttezza, violano la privacy, eccetera. Quindi gli fanno delle sanzioni di centinaia di migliaia di euro che vanno tutti in un calderone che il governo poi assegna alle varie regioni italiane che hanno una legge con le associazioni dei consumatori. Le associazioni dei consumatori, d'altro canto, per essere destinatari di questi fondi devono fare dei progetti appositi, e in particolare questo progetto sulla trasparenza noi lo abbiamo preso perché riteniamo che la trasparenza e soprattutto la lotta alla corruzione e all'anticorruzione sia fondamentale, perché qualunque altra politica che noi mettiamo, la politica dei trasporti, le politiche abitative, qualunque altra politica, se non la basi, non poni le basi per un'adeguata trasparenza di quello che sono gli atti amministrativi, eccetera, poi qualunque risorsa che tu destini a questo tipo di politica genera una dispersione, perché vanno a finire in mille rivoli, oppure girano le risorse sempre tra le solite persone, tra le solite aziende, e non c'è, cioè quando un'azienda si vede esclusa magari da degli appalti perché non riesce a inserirsi nei meccanismi, allora bisogna creare la concorrenza. Se si crea la concorrenza, allora i prezzi si abbassano automaticamente. Queste sono leggi basilari che dovremo cercare di adottare. E nulla, io quindi, oltre a portarvi i saluti della regione, poi come associazione dei consumatori, il nostro ruolo è quello di aiutare le persone nelle districarsi nei problemi, bollette delle luci, bollette del gas e dell'acqua, eccetera. Io personalmente mi occupo anche di inquilini, come Unione Inquilini, quindi ho
diciamo, abbastanza a conoscenza dei problemi che assalgono le famiglie italiane, che sono problemi che si trova a casa, di questi problemi, problemi del tetto, sfrattati, eccetera. Ecco, io termino qui, comunque sia rallegrandomi con voi e con me stesso che c'è comunque sia un comune sentire, c'è un capirci ed un intenderci perché viviamo gli stessi problemi e cerchiamo di aiutare gli utenti delle case, gli inquilini, cerchiamo di aiutare comunque le famiglie contro i problemi che sono sempre di più, ogni giorno di più, ogni giorno ce n'è una nuova, che veramente ci sono situazioni davvero disperate. Quindi ecco, il nostro compito è cercare di trovare quelli più disperati e dare la mano. Cominciamo con queste piccole attività, con questo piccolo progetto, cercando di far crescere la consapevolezza delle persone come voi, che sono quelle magari più preparate, più diciamo inserite nelle pubbliche amministrazioni, per cui sapete quando arriva anche la persona qui dare le informazioni giuste, fargli capire qual è la via perché il punteggio possa aumentare, perché possa andare in graduatoria, ecco, aiutare queste persone perché ce n'è tanto bisogno. Quindi grazie della vostra partecipazione e lascio la parola a chi la vuole. Ok, Fabio Amici, grazie. Grazie, grazie a tutti voi. Grazie a lei, rappresentante di cultura, l'avvocato Mirko Trabè, che ci collabora con noi assiduamente, è veramente un valore prezioso per noi. Cosa dire? I temi che argomenti sono tanti, la corruzione. La corruzione sappiamo tutti i danni che reca al paese, che reca alle famiglie, che reca a noi cittadini e anche ai dipendenti pubblici. Ci sono delle norme molto importanti. L'Italia è uno dei paesi che deve emanare, che ha emanato norme per contrastare la corruzione, per rendere la trasparenza effettiva nei confronti dei cittadini, e quindi c'è un apparato normativo importante che prevede degli obblighi da parte delle pubbliche amministrazioni di pubblicare sui siti documenti importanti, l'amministrazione trasparente, prevede degli strumenti di tutela del cittadino, l'accesso civico generalizzato. Però c'è un aspetto triste, che purtroppo tutto questo investimento delle pubbliche amministrazioni, impegno di pubblicare i dati, ma se non c'è una società civile che conosce queste norme, che conosce il valore di questi dati, purtroppo sono soldi buttati al vento. Assistiamo a un fenomeno molto serio, molto grave, ma anche alla società civile nella nostra regione, una società civile che controlla le pubbliche amministrazioni, che partecipa agli eventi tipo le giornate della trasparenza in cui l'amministrazione illustra il piano di prevenzione della corruzione. Noi abbiamo partecipato a degli incontri che invitiamo le pubbliche amministrazioni, ci facciamo parte attiva a scrivere, ormai da 3 anni io mi dedico a tempo pieno a questo settore. Sono fortunato perché ho un'esperienza nella pubblica amministrazione che ho maturato di 30 anni al servizio della Ragioneria dello Stato a controllare le pubbliche amministrazioni. Scriviamo, sollecitiamo poi comuni importanti, comune di Ancona, capoluogo di regione, 4 marzo 2016 organizza la giornata della trasparenza per presentare il piano anticorruzione, chiediamo al comune di invitare i sindacati, le associazioni dei consumatori, i cittadini, i consiglieri comunali, e non c'è nessuno, c'è solo l'avvocato di Italo D'Angelo, con cui noi collaboriamo, ex questore, e basta, e noi, io, Carlo Caldarelli, questo si ripete con l'ASL Marche, con la regione, quindi c'è qualcosa di serio in questa regione. Manca la partecipazione attiva. Ecco che noi ci siamo posti questo problema sensibilizzando i giovani, gli studenti, iniziando da loro per creare una società diversa, una società migliore in cui c'è ecco, maggiore impegno di cittadinanza attiva da parte degli studenti. E adesso un fatto recente, noi siamo molto attivi, scriviamo, sollecitiamo, l'ultima lettera l'abbiamo mandata alla nostra giunta Regione Marche. Base ad articoli sulla stampa apparsi il 10 novembre 2017, freschi freschi, Corriere Adriatico, Resto del Carlino, anche i prestiti di Banca delle Marche per avviare le imprese della mafia. Il dossier, un gruppo legato al clan avrebbe investito nei cantieri edili di Senigallia e Pesaro, 10 novembre 2017. In base a questi articoli il deputato Rodolini ha fatto un'interrogazione al Parlamento,
chiedendo che cosa intende fare il governo per contrastare la corruzione qui nella nostra regione, perché spesso ci illudevamo che la regione Marche fosse un'isola felice, non è così. Basta leggere le affermazioni che ha fatto il procuratore Macri, ora in pensione, che ci ha onorato la sua presenza a una giornata che abbiamo svolto a Palconara l'anno scorso. Il magistrato Vincenzo Macri parla di un'Ancona che ha un substrato sociale marcio, c'è un intreccio di lobby, di poteri forti, consociativismi, tutele reciproche grazie alle entrature nelle istituzioni, alle amicizie, il collante e la massoneria. Dichiarazioni analoghe le hanno fatte, citava il procuratore Gratteri, altre le ha fatte il procuratore Palumbo. Noi veniamo a conoscenza del fatto che la Regione Marche, per esempio, ha emanato nel 2014, legge Regione Marche 7 luglio 2014 numero 16, perché noi ogni anno scriviamo, anche in occasione degli aggiornamenti dei piani di prevenzione della corruzione, della Giunta, del Consiglio regionale, dell'ASO, noi ci rendiamo parte attiva e scriviamo, perché come voi sapete le pubbliche amministrazioni ogni anno devono aggiornare i piani di prevenzione della corruzione. Lo devono fare entro il 31 gennaio, lo devono fare con la consultazione pubblica, cioè devono invitare cittadini, società civile a dare suggerimenti e proposte. Questo avviene da 3 o 4 anni, questo obbligo. Ma voi pensate, nell'ambito dei dati statistici di questa regione, voi cosa pensate, che ci siano molti cittadini, associazioni dei consumatori come la nostra che danno questi suggerimenti e proposte? Probabilmente non c'è nessuno, noi lo facciamo. Anche perché la pubblica amministrazione non fa nessuna attività di sensibilizzazione, di informazione su questa procedura. Noi l'abbiamo fatto e all'epoca abbiamo chiesto alla nostra regione di fare, come hanno fatto altre regioni, un organismo permanente sul nostro territorio per contrastare la corruzione, in cui ci sono coinvolti i prefetti, i questori. E la Regione Marche ha emanato una legge nel 2014, 7 luglio 2014, la numero 16. Con questa legge proprio previsto un tavolo di lavoro, un tavolo della legalità con la partecipazione dei prefetti, dei questori, del procuratore generale della Repubblica, del procuratore presso il tribunale, eccetera, eccetera. Siamo nel 2014. E questa legge, questo tavolo tecnico, quello che ci risulta, non è stato mai costituito. Arriviamo a luglio del 2017, questa legge viene abrogata e viene costituito un altro organismo analogo per contrastare la corruzione delle Marche. E noi ci siamo subito attivati, abbiamo scritto, noi stavolta vogliamo che questo tavolo venga messo in atto. Allora io mi chiedo, se un consiglio regionale ha varato una legge regionale nel 2014 in cui c'erano degli adempimenti ben precisi, con termini ben chiari, e per 3 anni non è stato fatto nulla, almeno così ci risulta, ma allora questo mi pongo altre domande, ma questi consiglieri regionali o anche altri, possibile che deve venire fuori un Fabio Amici, che io non sono nessuno, che si accorge di questo fatto e prende e scrive alla regione, scrive alla giunta, scrive ai prefetti? Oppure altri casi analoghi sulla sanità. La sanità è un settore a alto rischio corruzione. Sono stati fatti dei convegni ad Ancona organizzati all'Università Politecnica delle Marche con i massimi esperti, il presidente del Consiglio regionale Massimo Vincenzo, il presidente, cioè il direttore generale dell'ASO, esperti, professori universitari, esperti in corruzione della sanità, 3 giorni di full immerso. Nessuno si è accorto che l'Agenzia Sanitaria Regionale era priva di un responsabile della prevenzione della corruzione. E c'erano stati anche fatti giudiziari, vicende pregresse che insomma avevano riguardato proprio l'Agenzia Sanitaria. Doveva essere un Fabio Amici ad accorgersi di questo e a segnalarlo, che poi è stato chiamato anche all'ANA, che è il presidente attuale. La società aeroportuale delle Marche, priva di un responsabile della prevenzione della corruzione. E ci sono una serie di vicende giudiziarie che coinvolgono questo settore. E nessuno si è accorto che mancava un responsabile della prevenzione della corruzione, un piano anticorruzione, adesso finalmente ce l'hanno. Tutto questo io dico perché manca, purtroppo, la società civile, manca questa consapevolezza di questi strumenti nuovi che abbiamo sulla trasparenza, sulla prevenzione della corruzione. Quindi ci vuole maggiore impegno civico, ma la colpa è anche delle pubbliche amministrazioni, perché la CIVIT, la Commissione Indipendente Valutazione, Integrità e Trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni, che come sapete è stata istituita con il decreto legislativo 150 del 2009, la cosiddetta legge Brunetta, ha istituito la CIVIT,
una commissione fatta di esperti, io alcuni dei quali ho avuto la fortuna di conoscere alla Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione, ma già nel 2010 la CIVIN aveva raccomandato alle pubbliche amministrazioni, con questa, una delle tante diciamo, delibere, questa è la 105 del 2000, di sensibilizzare i cittadini, fare convegni, dibattiti su questi temi, perché ovviamente se noi non prepariamo i cittadini, non li sensibilizziamo, li informiamo di queste novità legislative, ovviamente è tutto uno spreco di denaro, è tutto inutile, come purtroppo si sta realizzando. Noi stiamo facendo, siamo stati costituiti con una legge regionale, come diceva prima il Presidente, noi siamo per tutelare i cittadini e gli utenti dei servizi delle pubbliche amministrazioni. Con una legge regionale ha istituito il Comitato Regionale Associazione di Consumatori e Utenti presso la nostra giunta Regione Marche, del quale io faccio parte grazie al Presidente che mi ha nominato in quel tavolo. Ma noi avremo un compito, secondo la legge, è importantissimo, sulle carte dei servizi. Abbiamo delle normative importanti, io se volete poi vi lascio uno studio che ho fatto recentemente dove ho ricostruito tutte le leggi che riguardano questo argomento, che è importantissimo. E nella legge finanziaria del 2008, quindi siamo quasi 10 anni fa, prevedeva l'articolo 2,461, al quale poi ha fatto seguito la conferenza Stato-Regione, quindi è stato tutto completato l'iter, prevedeva l'obbligo per le pubbliche amministrazioni che danno in appalto i servizi, perché la pubblica amministrazione eroga servizi, o li eroga direttamente oppure li dà in concessione a terzi, come avviene per esempio per il trasporto pubblico locale, Trenitalia, nella nostra regione, come avviene per i rifiuti. E ogni volta che la pubblica amministrazione dà in gestione a terzi, l'articolo 2 dice che deve garantire nel contratto dei servizi il rispetto di quanto segue. Deve essere emanato, garantito che venga emanata la carta dei servizi, deve essere coinvolte le associazioni dei consumatori utenti di questa CRCU. Io sono 3 anni che sto là, dobbiamo diffidare le pubbliche amministrazioni a rispettare questo articolo. Sui rifiuti, per esempio, io ho dovuto diffidare l'ATA di Ancona, la diffida perché ci sono degli strumenti, per fortuna, che il legislatore ha previsto a favore delle associazioni dei consumatori. Ma è possibile questo? Mi chiedo. Questo riguarda settori vitali, la sanità. Se voi vedete l'ASL Marche, andate sul sito, vedete le carte dei servizi, c'è scritto chiaramente, ha detto la responsabile della commissione, anche pressata da noi, ha detto che noi nelle carte dei servizi abbiamo dei semplici documenti che sono un elenco di servizi, ma ci stiamo lavorando. E noi abbiamo chiesto al professor Di Stanislao, che era il direttore generale dell'Agenzia Sanitaria Regionale delle Marche, una persona veramente preparata di cui noi avevamo delle aspettative eccezionali, perché hanno nominato una persona che era nella Genas, una persona che ha collaborato con l'ANAC, che ha fatto un lavoro sulla partecipazione, sulle carte dei servizi eccezionali. Avevamo ottenuto un primo incontro per un tavolo nel mese di ottobre 2017 con le associazioni dei consumatori, che sono quelli i soggetti che la legge attribuisce, che sono competenti, che sono, diciamo, i più diretti interessati, che rappresentano i cittadini sulla materia delle carte dei servizi. Era partito con un incontro ad ottobre, tutti contenti, e il professor Di Stanislao si dimette. Io posso immaginare perché si è dimesso, però è meglio che non lo dico. Si è dimesso e continua a lavorare all'università. E noi abbiamo chiesto subito, ma noi vogliamo che questo progetto, che era, diciamo, con buoni intenti, doveva partire ad ottobre, e noi vogliamo che chi segue il professor Di Stanislao, che è della dottoressa Di Furia, dirigente generale della sanità della nostra regione, che lo continui. E stiamo scrivendo sperando che questo avvenga, perché altrimenti anche quel settore lì decade. E il trasporto pubblico locale, abbiamo dovuto lottare per avere questo tavolo sulle carte dei servizi, siamo riusciti ad ottenerlo, adesso lavoriamo con il trasporto pubblico locale. In altre regioni non è così. Voi basta che vedete la regione toscana sulla sanità e tutte queste, io vi lascio questi studi che ho fatto qua su questi due documenti che poi l'avvocato magari che volete vi fa vedere. Vedete cosa ha fatto la Toscana? La Toscana e la sanità ha fatto l'osservatorio della carta dei servizi, l'osservatorio della qualità dei servizi, già da 10 anni, è partita subito. E abbiamo delle leggi sulle carte dei servizi sociali, la 328 del 2000, quindi parliamo di una legge di 17 anni fa, prevede l'obbligo per tutti i comuni di emanare la carta dei servizi sociali. E io sono andato a vedere, andiamo a vedere, non ce l'ha quasi nessuno.
E qui la responsabilità è anche della regione, mi dispiace dirlo, ma io lo dico perché dico quello che devo dire. Perché le regioni avevano insieme allo Stato l'obbligo di garantire l'osservanza di queste norme sulle piante di servizio. Alcune regioni si sono mosse, la regione, dai studi che abbiamo fatto, perché questo lavoro richiede anche un impegno, lo posso garantire, quotidiano, di ore dedicate a vedere cosa fanno altre regioni. Altre regioni, per esempio, prendiamo la Campania, uno dice parla male la Campania, no, la Campania ha dato delle direttive facendo degli schemi di carte dei servizi sociali a tutti i comuni della Campania. Ma sapete qual è la bellezza di queste carte dei servizi? Ecco perché bisogna studiare e spiegare al cittadino. La carta dei servizi, come dice il professor Di Stanislao in questo studio che ha fatto sulla sanità, che lo trovate qui, la carta dei servizi, la normativa, dice questo: ogni pubblica amministrazione deve emanare la carta dei servizi per ognuno dei servizi che eroga. Prima il comune, prendiamo il comune che è l'ente insomma più vicino a noi, ogni comune prima deve pubblicare tutti i servizi che svolge, un elenco di tutti i servizi, deve essere un'amministrazione trasparente, cioè servizi eroganti. Per ognuno di questi servizi, quindi la polizia municipale, i servizi sociali, deve emanare la carta dei servizi. Ma la carta dei servizi non deve essere come le pagine gialle in cui ci deve essere scritto responsabile Mario Rossi, il numero di telefono è quello, ricevi da lunedì e mercoledì, come spesso avviene. Va al di là. Nella carta dei servizi devono essere stabiliti gli standard generici e gli standard specifici dei servizi. E questi standard generici e standard specifici dei servizi non devono essere fatti dalla pubblica amministrazione autonomamente. E qui il bello. Devono essere fatti con un confronto continuo con gli stakeholders. E noi, associazione dei consumatori, siamo gli stakeholders per eccellenza, secondo il legislatore, secondo le leggi europee. Ma andiamo al di là. La normativa prevede che se la pubblica amministrazione non rispetta lo standard specifico, lo standard specifico è quello che può il cittadino controllare realmente in base al rapporto che ha con la pubblica amministrazione, facciamo un esempio, chiede un passaporto all'ufficio, alla questura, nei tempi, entro 30 giorni mi deve essere erogato, mi deve essere rilasciato, e io sono in grado di vedere se vengo rispettato quello standard, quello è lo standard specifico. Ma la forza di questa norma, se non si rispetta lo standard specifico, è previsto un indennizzo a favore del cittadino, dell'utente. Ed è qui la forza di questa riforma. La pubblica amministrazione è più responsabile. È la prima volta che una norma prevede un indennizzo, prevede un obbligo della pubblica amministrazione di cui si beneficia il cittadino. Perché la pubblica amministrazione eroga denaro pubblico, la pubblica amministrazione deve garantire servizi di qualità. Sempre migliore. E tra l'altro questa normativa del 1994, il DPCM, andandola a studiare, prevede delle sanzioni, siccome all'epoca era la direttiva Ciampi-Cassese, sapete tutti che è uno dei più grandi esperti di diritto amministrativo, e lui aveva previsto, qui se non mettiamo delle sanzioni alle pubbliche amministrazioni, difficilmente, allora aveva previsto delle sanzioni, io ve lo leggo qui. Tante questo punto, perché in base a questo punto noi stiamo facendo adesso delle diffide a molti enti locali, compreso l'ASO Marche, compresi molti comuni importanti, perché una volta che prevede la normativa delle sanzioni disciplinari, amministrative nei confronti dei dirigenti generali, così recita la norma, dei dirigenti e dei funzionari che non hanno temperato, io voglio che, ma non per il gusto di che vengono applicate queste sanzioni, io lo voglio perché qui ci deve essere un principio di legalità che deve essere rispettato. L'ente locale, se c'è una norma che a favore dei cittadini, che impone alcuni obblighi, come quello sulle carte dei servizi, e prevede delle sanzioni amministrative, disciplinari nei confronti, io voglio che venga messo in atto questo meccanismo, perché altrimenti la pubblica amministrazione, scusatemi, io vengo dalla pubblica amministrazione, però se non ci sono anche dei meccanismi un pochettino più efficaci, che responsabilizza il dirigente, che responsabilizza l'impiegato, che responsabilizza... È una macchina che purtroppo spesso cammina un po' a rilento, cammina senza... Quindi noi abbiamo chiesto, rivolgendo l'istanza alla commissione di disciplina di comuni importanti dell'ASURMAN, che aspetta una risposta, io voglio che tu, commissione di disciplina, applichi le sanzioni, perché qui l'osservanza di queste norme ha danneggiato noi tutti, voi tutti, i cittadini. Se prendiamo il treno, facciamo un'ipotesi, e poi il treno si incendia come è avvenuto l'anno scorso perché usano dei vagoni che sono un po' obsoleti, ci dobbiamo chiedere, a differenza di altre regioni dove abbiamo delle associazioni di consumatori più
più forti, più impegnate su questo fronte, perché devo anche dire questo, non mi importa se me ne vogliono le altre associazioni. Qui abbiamo le altre associazioni in quel tavolo che purtroppo, se facessero quello che facciamo noi, le cose cambierebbero in giro di qualche anno su questa regione. Ma vedi, non ci sono qui. In questo progetto gli interlocutori principali dovevano essere le altre associazioni di consumatori, quelle che fanno eco, che sono forti, Federconsumatori, Adiconsum, ci sono? C'erano ieri? No. E questo va detto, mi dispiace. Quindi ritornando a noi, ecco, noi crediamo che abbiamo un apparato normativo importante, dobbiamo custodirlo, dobbiamo conoscerlo, dobbiamo essere gelosi custodi, sia come impiegati pubblici ma anche come cittadini, perché voi uscite da qui, siete utenti dei servizi. E se prendete il treno, prendete l'autobus, andate in ospedale, speriamo di no, ma avete qualcuno dei vostri parenti che va in ospedale. In ospedale ci sono delle liste d'attesa enormi. Andate alla fila allo sportello, aspettate 3 ore, aspettate 4, non cambia nulla. Perché? Perché non applicano questa norma sulle carte dei servizi. Se ci fosse la carta dei servizi per lo sportello, quando si fa la fila alla cassa, che stabilisce dei tempi precisi, e se tu non lo rispetti vai all'URPE e chiedi un reclamo, ma un reclamo in cui chiedi l'indennizzo, perché mi è saltato prima, quella direttiva della Regione Campania ha previsto che ogni qualvolta nelle carte dei servizi il comune non eroga un servizio sociale, quindi parliamo di categorie povere, sociali, insomma, disabili, poveri, deve pagare un indennizzo di 50 euro. Mi piace questa? Capite che rapporto come cambia secondo questa legge se viene applicata? Ma purtroppo a questo punto sono tutti sordi, perché è qui la sfida. Cambia, perché la pubblica amministrazione, anzitutto nel piano delle performance che viene fatto ogni anno ci devono essere gli standard di qualità dei servizi, perché voi sapete che il piano di prevenzione della corruzione deve essere integrato con il piano della trasparenza e dell'integrità, deve essere integrato anche con gli standard di qualità dei servizi, lo dice l'allegato 1 al piano nazionale anticorruzione del 2015-2016, lo dice la delibera civile numero 6 del 2012. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che nel piano delle performance, dove si stabiliscono gli obiettivi da dare al dirigente, da dare agli uffici, da dare anche a voi, e ci devono essere anche gli standard di qualità dei servizi. Ma come fanno a mettere gli standard di qualità dei servizi se ancora non hanno fatto neanche le carte dei servizi? Comuni importanti come, posso dirlo, come Ancona, come altri comuni importanti, non ce l'hanno, ce l'avevano 3 o 4. Quindi siamo indietro, 1000 miglia. Per recuperare il terreno bisogna, non posso essere solo io a muovermi, a scrivere, a diffidare, dobbiamo essere ognuno di noi a darci da fare. Adesso ci sono per esempio gli aggiornamenti dei piani di prevenzione della Commissione della Giunta regionale, dell'ASL Marche. Scrivete, andate sul sito, quando è dicembre vedete più o meno che pubblicano l'avviso, lo devono pubblicare per legge perché l'ANAC lo pretende. E l'avviso è bello, proclama, cari cittadini, questo è il mio nuovo piano anticorruzione, la mia bozza, mi raccomando, datemi suggerimenti e proposte. Allora che cosa vi consiglio come cittadini? Fatelo, io l'ho fatto, da 3 anni che do suggerimenti e proposte. Date le vostre proposte. Anzitutto munitevi di una PEC, perché non è escluso che la pubblica amministrazione, se arriva un messaggio, allora considera i messaggi, secondo me, se non è in perfetta buona fede, se arriva un messaggio per posta elettronica normale, siccome voi sapete che l'unica modalità per legalizzare l'invio di un documento e dimostrare la ricezione della posta elettronica certificata, quindi munitevi di una casella di posta elettronica certificata e rendetevi cittadini attivi quando ci sono queste opportunità, che sono la partecipazione negli aggiornamenti triennali di piani di prevenzione della corruzione, e ci siamo, devono fare entro gennaio, quindi prendete di mira magari il comune di Macerata, il comune, no, facciamolo, perché sennò cioè sono solo io, me l'ha detto ieri un funzionario del comune di Grottamare, amici, ma lei c'è una costanza enorme, come fa a mantenere questa costanza? Puoi dire solo, è solo, dopo quando uno è solo, va a finire che, non dico la deridono, ma è il solito amici, è la solita acqua. Adesso cambia la musica perché ho studiato questa class action pubblica dove ci sono diffide, allora si muove, perché abbiamo degli strumenti che non conoscevo all'inizio, c'è la class action pubblica, la trovate all'interno qui, io uso quello strumento e mi dispiace, ma la diffida, e perché a questo punto l'amministrazione purtroppo, quindi richiamavo le opportunità che hanno i cittadini di poter, sono tante, le trovate, l'accesso civico
Voi pensate, io come ho conosciuto l'avvocato Trapelli? Io ho iniziato a fare accessi civici, ma l'accesso civico è importante, perché voi avete questo strumento, l'accesso civico, e consente di, se inviato con la PEC, a PEC, al responsabile dell'accesso civico, sul sito mancano questi documenti. L'avvocato Trapè, che non mi conosceva, lui ha scritto la lettera a tutti, cari miei, nella sostanza. Quindi è arrivata una richiesta di un cittadino. Piaccia o non piaccia, c'ha i presupposti dell'accesso civico. Sì, entro 30 giorni. E pertanto io vi invito entro 30 giorni a provvedere, ma lui come avvocato ha citato anche un altro comma, la normativa, attenzione che lo vedete, ma la normativa prevede che ci sono delle responsabilità molto specifiche per chi non provvede. Quindi se è questo meccanismo di fare l'accesso civico, non sono solo io a farlo, io l'ho detto ieri agli studenti, ma se fossimo in tanti, ma noi in giro di un anno qui cambiamo molte cose in Italia, perché le cose sono due. E l'amministrazione quando arriva o il documento ce l'ha e non l'ha pubblicato, è questa, tutto sommato poco problema piccolo, perché vabbè ragazzi, non è stato pubblicato, lo pubblichiamo, vi si scrive, ma può darsi che il documento non è stato mai emanato. Allora le cose si complicano, come sulle carte dei servizi, come sui piani delle performance, le relazioni delle performance. Attenzione, l'ente locale, comune, doveva già applicare questa normativa che l'hanno presa un po' alla leggera col fatto che il comune ha l'autonomia, le leggi dello Stato, ma vediamo come va a finire, prendiamo tempo. E dovevano invece emanare i piani, le relazioni delle performance, dovevano nominare l'OIV già quando è entrato in vigore il 150 del 2009. Che dava un termine per adeguarsi all'ente locale, poi dal 1 gennaio 2011, piace o non piace, questa norma si applica. Allora, quando arriva l'accesso civico a un comune, come io l'ho fatto, al comune di Ancona, posso far nome, manca sul sito il piano delle relazioni delle performance dell'anno 2010-2011. Ai. Ma quegli anni lì, può dire, non è stato mai fatto il piano delle performance, delle relazioni delle performance. E attenzione, ci sono delle sentenze della Corte dei Conti serie su questo fronte, perché voi sapete che i compensi accessori, i premi, devono essere dati sempre in base alla legge Brunetta, la famosa 150, in base al raggiungimento degli obiettivi, in base alle relazioni delle performance, che devono essere validate da un organismo chiamato OIV, che sta presso ogni comune. Adesso i comuni non hanno scelto l'OIV, hanno scelto il NIVAP, hanno scelto il nucleo di valutazione, così questo nucleo è ancora più elastico. Adesso per fortuna, come sapete, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri c'è un elenco ufficiale dell'OIV a cui devono attingere le pubbliche amministrazioni, tant'è vero che vedevo ieri proprio la provincia di Ancona adesso ha mandato un avviso che chiede come requisito di essere iscritto là, perché l'OIV è un soggetto importante nelle pubbliche amministrazioni, ma spesso non è dotato di autonomia e indipendenza. E spesso troviamo dei soggetti senza far nome, professori universitari che erano nei OIV della Giunta Regione Marche, dell'ASO, mi trovo lì e io gli faccio la domanda, ma scusi, professore, eccetera, eccetera, ma lei questa normativa sugli standard di qualità dei servizi che devono essere inseriti nei piani delle performance, la conosce o non la conosce? Ha ragione, dottore mio, ha ragione. Ma lei era un OIV, un professore universitario che fa parte di un organismo come una regione, ma è possibile? Ma sapete cosa fa la Giunta Regione Marche adesso? Aveva questo obbligo di fare le carte di servizi per ogni servizio che erogava, grazie alle nostre pressioni, si è limitata per il momento a elencare i servizi che eroga la Giunta. Vedete sul sito, non vi dico balle, possiamo vederlo adesso, sono 26 servizi che eroga la Giunta. Finalmente il primo passo, anche con 30 anni di ritardo, sono stati quantificati, individuati quali sono i servizi. Ma se andate a vedere di questi servizi ci saranno 4-5 carte di servizi. Allora, cosa è successo? Non solo non ha applicato quelle sanzioni previste dal DPCM del 1994 nei confronti dei dirigenti, e noi adesso lo chiederemo a breve, non solo, ha inserito nel piano delle performance per ogni dirigente deve fare almeno una carta dei servizi entro il 31 dicembre 2017. Ma come? Ma vi rendete conto? Io capisco che la pubblica amministrazione ha tanti problemi, ci sono il quotidiano, le difficoltà organizzative, tanti... Però, insomma, andiamo a vedere la realtà. Una legge del 1994, DPCM gennaio 94, prevedeva delle sanzioni serie nei confronti dei dirigenti e direttori generali per far emanare le carte dei servizi a garanzia nostra, dei cittadini, non è stata osservata per 23 anni. Non solo non sono state applicate quelle sanzioni che prevedeva la norma,
ma addirittura nei piani delle performance vengono messi questi obiettivi e danno quindi conseguentemente dei premi a chi raggiunge. Quindi ritornando a noi, ecco, io credo che dobbiamo ognuno di noi fare qualcosa per contrastare la corruzione, per garantire maggiore legalità, perché in Italia purtroppo abbiamo una serie, la giungla normativa, per cui le norme sono tante, complesse, una richiama l'altra, per cui ognuno dribbla come vuole. È responsabile della corruzione del comune di Ancona quando io ho chiesto 3 giorni fa, ma scusate, lei le carte di servizio voi non le avete mai emanate, non c'è, non ci sono. Ecco, io ho fatto la domanda proprio all'OIV, dico, ma scusi, ma lei è dell'OIV, no? Lei non conosce la normativa che prevede nel piano delle performance di mettere gli standard di qualità dei servizi? E alla fine mi ha risposto la responsabile della corruzione, ma le linee guida dell'ANAC non sono obbligatorie per il comune. Allora, come fai a relazionarti con un ente pubblico? Le linee guida dell'ANAC in alcuni settori sono obbligatorie, hanno anche delle sanzioni. Però siccome l'ente locale, piaccia o non piaccia, ha la sua autonomia della Costituzione, la Regione ce l'ha ancora più rimarcata, no? Allora l'ANAC non può imporre questo devi farlo, dà delle linee guida, dei suggerimenti, ma sono suggerimenti fatti da persone pagate da noi cittadini che hanno anche una certa capacità, una certa professionalità in questo settore. E però siccome sono linee guida, allora io non sono obbligata ad applicare. Cosa risponde? Cosa si risponde? Non so perché rimango, se è così, allora chiudiamo, questa è l'anarchia. E un altro esempio di autonomia, vi porto quello della Regione, questo è importante. I miei colleghi del CIPIP sono venuti a fare delle ispezioni sui compensi accessori a diverse regioni, compresa la Regione Marche, la Regione Lazio, la Regione Calabria e la Regione Liguria. Perché? Perché purtroppo sulle normative, sui compensi accessori, sui premi, come spesso si cita anche sui giornali, non sempre sono stati erogati con quella regolarità, con quella rigore che prevedono le norme. Perché in materia di compensi accessori, in base alla Costituzione, è di competenza esclusiva dello Stato, piaccia o non piaccia. Questo oramai è pacifico. Però alcune regioni hanno emanato delle normative, come la nostra regione, per cui hanno attribuito dei premi, dei compensi, specialmente che stanno nelle segreterie della Presidenza della Giunta, che le leggi ci sono state emanate, non sono state impugnate come erano state fatte in precedenza, nei termini che ci sono. E i miei colleghi del SIFIP, Servizio Ispettivo di Finanza, pagati da noi cittadini, vengono da Roma su incarico del Ragioniere Generale dello Stato, vai a fare l'ispezione alle spese del personale della Giunta Regione Marche, del Consiglio Regione Marche, della Regione Lazio, della Regione Campania, Calabria e Liguria, e sono partiti e sono andati a fare il loro lavoro e hanno trovato gravi irregolarità, cioè flussi di centinaia di migliaia di euro, per non dire cifre anche più pesanti, e la legge prevedeva il recupero di queste somme, attenzione, e la legge ha dato un alto là, queste somme vanno recuperate nell'ambito della prescrizione, come ha fatto il Comune di Roma. Voi sapete che il Comune di Roma è stato col blocco della città, quando è 2 anni fa, tutti in malattia, perché contestare queste cose. 7 milioni di euro deve recuperare il Comune di Roma. Il Comune di Milano lo stesso, il Comune di Ancona stanno provvedendo anche loro, hanno nominato una squadra di esperti per vedere. E la Regione Marche che ha fatto? Ha fatto ricorso alla Corte Costituzionale. Dice questa legge che attribuisce il potere al Ministero dell'Economia e Finanza di fare le ispezioni, noi abbiamo l'autonomia costituzionale e quindi hanno ricorso alla Corte Costituzionale. La Corte Costituzionale ha messo una sentenza, ha detto no, cara Regione, la legge che attribuisce questi poteri agli funzionari del MEF è più che legittima, non è stata impugnata al suo tempo, quindi questa legge è valida, i poteri attribuiti dal Ragioniere Generale dello Stato sono legittimi, quindi il verbale che ha depositato poi anche alla Corte dei Conti, attenzione, è attualmente giacente lì, è valido. Che ha fatto la Regione Marche? Ha fatto un ricorso al TAR, tuttora pendente. Questo poi, la Corte dei Conti, voi sapete che ogni anno c'è il bilancio di parifica, no? La Corte dei Conti, la sezione di controllo, ogni anno fa un giudizio sulla parifica del rendiconto finanziario della Giunta Regione Marche e del Consiglio, in quell'opportunità nel 2015 che ha visto, attenzione, voi avete avuto una verifica ispettiva del MEF, eccetera, eccetera, quindi ci sono queste leggi che andrebbero abrogate. Questo l'ha detto anche il revisore dei conti, ecco lo studio che dovremmo fare ciascuno di noi sui siti. Io sono andato a vedere che cosa hanno detto i revisori dei conti
nel parere che hanno dato alla contrattazione integrativa, perché poi voi sapete che ogni anno c'è la contrattazione integrativa, no? Sul compenso accessorio, ogni anno una delegazione di parte pubblica incontra i sindacati per contrattare l'ammontare dei premi anche come erogati. Il revisore dei conti, c'era all'epoca il presidente dottor Nestore, con il quale poi ci siamo confrontati, ha detto anche lui, prendo atto, ci sono queste leggi che vanno abrogate, ha invitato i consiglieri regionali di abrogare queste leggi, e questo non è avvenuto. C'è stata l'udienza di parifica adesso, un mese fa, noi abbiamo incontrato l'assessore Cesetti su questo tema, abbiamo scritto, scusate, se il bilancio della Regione Marche sono costretti a fare dei tagli pesanti anche nella sanità, io sono stato in ospedale 2 mesi fa, ho avuto un blocco al ginocchio, mi hanno accompagnato con l'ambulanza al pronto soccorso, e quando mi hanno dimesso io ero ancora lì mobile, non potevo piegare il ginocchio, avevo mio fratello che mi portava a casa, ma io non riuscivo poi a salire le scale, quindi avevo bisogno di una lettiga, di una... Ha detto, mi dispiace, ma abbiamo una circolare recente per cui non possiamo garantire il trasporto di ritorno a casa, salvo che lei è disteso sul letto in quel caso. Allora pensavo tra me e mio marzo, io adesso me la posso pagare ancora un'ambulanza per andare a casa, ma se fossi stato un povero disgraziato. E che fanno? Lo lasciano lì nella sala del pronto soccorso? Questa è la realtà, signori, perché le risorse sono queste. Allora io mi chiedo, se continuano ogni anno a erogare premi in base a leggi che sono incostituzionali, se c'è un verbale della Ragioneria dello Stato alla Corte dei Conti all'esame e il procuratore De Rosa, procuratore nuovo della Corte dei Conti, nella relazione di parifica di un mese fa, andatevela a leggere, la vedete sul sito della Corte dei Conti, ha richiamato l'attenzione su questo tema e io mi auguro che intervengano, perché in Emilia Romagna hanno condannato il presidente della giunta e gli assessori addetti al personale a rifondere quelle somme che sono state pagate in più. Mi dispiace per i dipendenti della regione, non è che mi lo diranno probabilmente, ma io penso che ci vuole anche un certo metro di giustizia in questo paese. E quindi, morale della favola, ecco, questo per fare un esempio, dobbiamo essere attenti custodi di queste cose. Vi porto un ultimo esempio, poi vi lascio perché sennò magari vi annoio pure. Le normative sulla trasparenza l'Italia l'ha dovuta emanare perché appartiene all'Unione Europea. Questo è quello che io penso. Non è un regalo che ci fa la pubblica amministrazione. Tutti sbandierano la trasparenza e la partecipazione per acquisire voti, come faceva Ceriscioli quando faceva la campagna elettorale. Partecipazione e trasparenza. Io andavo a incontrare quando faceva la campagna elettorale. Io gradirei di più se lei nella campagna elettorale dicesse questo, partecipazione, io se verrò eletto emanerò una legge come esiste in Toscana, esiste in Emilia Romagna, sulla partecipazione. Allora la parola partecipazione ha un significato concreto. Questa legge sulla partecipazione noi l'abbiamo chiesta nei suggerimenti del piano triennale di prevenzione della corruzione 2015-2017 quando c'era la dottoressa Bonvecchi come responsabile, ce l'hanno accolto, poi è sparita. La Regione Marche, andate a vedere i suggerimenti di Aco Marche nel 2015-2017, abbiamo proposto, chiesto, fate una legge sulla partecipazione dei cittadini nella sanità come c'è nella Regione Toscana da anni, cioè i cittadini dicono la loro, sì, accolto, accolto, poi non hanno fatto nulla. E adesso ho perso un po' il filo del discorso, comunque volevo dire questo, io mi auguro e mi impegnerò finché posso, finché potrò, a seminare, ecco, l'altra cosa che volevo dire poi vi lascio, stando all'CRCU, in questo organismo, fino ad oggi non ci ha chiamato mai nessuno, nonostante che sia un obbligo, questo vale per i rifiuti, ho dovuto fare la diffida alla Presidente della provincia di Ancona per farci chiamare, adesso sembra che lo facciano, ecco mi sfugge il momento il filo. Ecco, noi dovevamo dare, in base alla normativa 33 del 2013, prevedeva l'obbligo per tutte le pubbliche amministrazioni di chiedere il parere alle associazioni di consumatori ed utenti nel CRCU, nelle regioni dove era istituito, le pubbliche amministrazioni locali, e le pubbliche amministrazioni nazionali, quindi ministeri, eccetera, di chiederlo al CNCU, che è il Consiglio Nazionale delle Associazioni di Consumatori e Utenti che sta presso il Ministero dello Sviluppo Economico.
Quando io ho letto la bozza del decreto legislativo 97 del 2016, tanto sbandierato, perché giustamente pone delle novità estremamente importanti che poi discuteranno qui gli avvocati, eccetera, sull'accesso civico generalizzato, eccetera, io mi sono letto questa bozza, mi sono preoccupato. Perché la normativa precedente prevedeva il parere sui piani triennali della trasparenza e dell'integrità. Perché prima sono nati i piani della trasparenza e dell'integrità, sono nati con il decreto Brunetta, quindi sono nati nel 2010-2011. Poi, dopo con la 190 del 2012, sono nati i piani della prevenzione della corruzione. Allora, questa normativa ha fatto sparire i piani triennali della trasparenza e dell'integrità. La materia della trasparenza va inglobata all'interno del piano triennale di prevenzione della corruzione. Siccome io lavoravo in questi tre anni scrivendo questi pareri, formulati come pareri in base a una legge che lo prevede, la legge prevede il parere obbligatorio delle associazioni, eccolo qua. Quindi io do un parere non come semplice cittadino, do un parere come associazione dei consumatori in base a una legge regionale, quindi aveva un'altra forza questo mio parere. E se l'avessero dato anche tutte le altre associazioni, forse avrebbe avuto più significato, più valore nei confronti delle pubbliche amministrazioni locali. E non so se l'hanno fatto, anzi. Comunque. Allora io mi sono posto il problema, se sparisce il piano triennale della trasparenza, allora sparisce anche il parere nostro. Ho chiesto, ho telefonato, ho scritto alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ho chiesto un appuntamento con il dirigente generale del Ministero dello Sviluppo Economico, ho voluto sapere, ho voluto chiarezza, ho scritto all'ANAC, ho scritto, ho telefonato a tutte le associazioni di consumatori nazionali, quelle più forti della nostra, la di Consum, l'ADOC, la cittadinanza attiva, ma scusate, io l'ho letto in questo modo, ma voi come l'interpretate? Ah sì, ma... Alla fine, a forza di insistere, io ho preteso da parte del dottor Del Vecchio, che è del dirigente generale del Ministero dello Sviluppo Economico, sono andato a Roma, ho chiesto un appuntamento, voglio parlare con voi. Per fortuna, quando mi presento come un ex funzionario del Ministero del Tesoro e della Ragioneria, magari una chance in più ce l'ho per ottenere un incontro, me l'hanno dato. E lui ha chiesto, ha approfondito, alla fine la versione era questa. Non c'è più l'obbligo per noi, per la pubblica amministrazione, di chiedere il parere a noi. Ma come? Invece di andare avanti, invece di potenziare l'attività delle associazioni dei consumatori, tu, governo, elimini quest'obbligo? Ma nessuno ha parlato, la stampa, nessuno ha contestato questa cosa. Allora questo ritorna su questo principio. Queste leggi noi ce le abbiamo perché appartenendo all'Europa, voi sapete che c'è una graduatoria della percezione della corruzione tenuta da Transparency International. Transparency International pubblica trimestralmente, la giornata, insomma periodicamente, la graduatoria della percezione dei paesi corrotti. E l'Italia è uno degli ultimi. Come sapete. E l'Europa però, in base a quella graduatoria, pretende dal governo italiano leggi sempre più pressanti in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza. Adesso whistleblower, hanno la legge recente su questo strumento. Però quando poi vengono messe in atto, molte di queste leggi non vengono applicate. O addirittura appena può si fa marcia indietro, come è stato fatto in questo caso. Il decreto legislativo 97-2016 ha fatto una marcia indietro importante, nessuno ne parla, nessuno contesta. Quindi ecco, io vi invito, il nuovo invito è questo, dovete essere cittadini attivi, se avete famiglie, avete i vostri figli, se vogliamo uscire fuori, fare un passo avanti verso il contrasto della corruzione, perché tenete conto che un punto di questa graduatoria in Italia, salire di un punto lì, vuol dire è un beneficio anche enorme anche per gli investimenti dall'estero. Quindi ecco, il contrasto alla corruzione dobbiamo essere tutti uniti, ognuno può fare qualcosa, lo potete fare, vi ho indicato gli strumenti, partecipate alla giornata della trasparenza, ecco l'8 di dicembre avete la giornata della trasparenza del comune di Macerata. Andate, non vi lasciate sfuggire questa opportunità e parlate. Andate sul sito, vedete se tutto è regolare, almeno. Fatevi presenti, perché se no non c'è nessuno. Allora è tutto uno spreco di denaro pubblico inutile, perché gli adempimenti dei comuni sono enormi, comuni, enti locali, la pubblica, ma se... Poi che figura, oltretutto, l'orgoglio dei cittadini, che figura facciamo? Non sente nessuno. Se ci hanno regalato delle norme veramente bellissime, meravigliose, e se, troppe, però se nessuno poi partecipa, nessuno ha desiderio di essere attivo, voglio dire, mi scusi, ma io non ce l'ho con il cittadino comune, io ce l'ho con le associazioni dei consumatori, ce l'ho con i sindacati che non ce sono in questo settore, ce l'ho con le associazioni industriali dei commercianti. Come è stata contrastata la mafia? Quando le associazioni dei commercianti e industriali si sono alleate alla magistratura? Hanno detto, tu se sei socio mio come associazione di commercianti, se c'hai un fatto ti chiedono una tangente, ti fanno un'estorsione, tu me lo devi dire, se no io ti radio dalla mia associazione.
Quando si muove la società nel senso vero, queste strutture forti, la società, invece non ci sono mai in queste giornate della trasparenza, quando si illustra il piano di anticorruzione, non c'è mai nessuno. Grazie, scusate se mi ho annoiato.